Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina da tavola con Silvia. Allora, questa sera vi farò. Lo dici dopo. Prima comincio a parlare io perché sennò fammi dai sulla voce, come lo Io? dicono tutti. Se non mi sembra, comunque. Ho i testimoni. Se. Signori, grazie a tutti voi abbiamo raggiunto i 5.000 iscritti. È stata una soddisfazione enorme, enorme, Io enorme. intanto prendo la spezia, vai. Poi non vi conosciamo personalmente, ma tramite commenti, chi si è iscritto al gruppo di cucina Facebook, tutti a tavola con Silvia, e sapere che venite da tutto il mondo. Sì, esatto, bellissimo. Cioè, ci seguite dall'Australia, dal Marocco, dagli Stati Uniti, Dal da paesi Canada. lontanissimi, dal Canada. È una soddisfazione enorme. E poi sapere che i nostri titoli, i nostri video li abbiamo tutti quanti sottotitolati. Ma poi anche in arabo. Li abbiamo, li hai perché tu Sì, sei il vabbè. tecnico della Anche situazione. in arabo sono stati visti. Sì. Grazie a tutti voi. Grazie Grazie, mille. grazie. Vado? Vai a tavola. Ok, allora questa Non sera. vai a tavola, eh? Vai a Vai. tavola con Silvia. Ok, allora dicevo, questa sera farò la ricetta di una torta rustica molto particolare con la sfoglia integrale. Allora, Dietetica? ma anche no, cioè, Ah, beh. dietetica proprio. Quindi la posso mangiare anche io, allora. Ecco, appunto. Allora, vi dicevo, la sfoglia integrale. Io in questo caso uso la sfoglia, pasta sfoglia. Però volendo potete usare anche la brisée, viene uguale, insomma, viene bene lo stesso. Se volete la ricetta della pasta brisée, la trovate nella mia ricetta della tartatin. È un'ottima pasta brisée. L'unica cosa che dovete fare è cambiare la farina 00 con la farina integrale e fate la pasta brisée integrale. Ok? Allora, ingredienti: abbiamo 600 grammi di ricotta. Del vostro orto? No, No. amore, no. No, 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 non abbiamo avuto il modo con questo caos che sta succedendo, purtroppo non siamo Già. potuti uscire. Noi ci siamo quarantenizzati a casa automaticamente. E dicevo, Prenderemo 600. anche una quarantena dei chili Voglio sperare di no. perché. Caspita. Dicevo, 600, poi so io che No. mi ti do sulla Vai, vai, vai. voce, eh? 600 grammi di ricotta, un uovo, 2 fogli di pasta sfoglia. Qui abbiamo 3 spezie. Allora, uno è il pepe nero. Io adoro questa marca, trovo di tutto, veramente. E vi posso dire anche dove? Si può? Supermercato? Sì, ma la marca del supermercato? No. No, eh. Il baobab, che in questo periodo vi posso assicurare serve Serve, tanto, è una sì. fonte di vitamina C molto, molto, molto grande. Un pizzico di questa ha più vitamina C di 1 chilo d'arance, quindi vedete voi. Anche perché un chilo d'arancia qui dentro è una torta rustica. Non Mannaggia ci la stavano miseria! E bene. poi non ha sapore, quindi tranquillamente potete usarla dappertutto, anche nel sugo, come volete, anche nel caffè latte volendo. E la moringa. La moringa, Sì. Oddio famosissima moringa. santo. Vabbè, comunque è una spezia fantastica anche la moringa, addirittura non solo ritarda l'invecchiamento, ma cura alcune patologie del colon irritabile. E di Comunque. che sa la moringa? La moringa è leggermente più amarognola, ma in realtà sa di tè, niente di che, insomma. Di me. Ok, poi abbiamo qua 4 sottilette di quelle stracremose, vedete quanto sono alte, ok? Potevo scegliere di mettere qualsiasi altro tipo di formaggio, voi se volete potete farlo, io ho scelto queste proprio per la cremosità e la densità insomma, della fetta. 3 zucchine tonde. Quindi sono molto più delicate delle zucchine normali e sicuramente non vi capiterà di trovarla marognole perché sono molto dolciastre. Del sale, del grana e Signore e signori, è ultimo in fondo, ma pancetta? no, No! il guanciale. Questo ne useremo 4 fette e lo andremo a fare piccolo piccolo.
per farlo croccante e metterlo proprio sulla sommità. Aspetta, aspetta, non si debba nel gesto con le mani, faglielo vedere. Fai vedere la sommità. Ragazzi, io non ce la faccio più, aiutatemi voi. La sommità. Bene. Tanto sei scemo, vabbè. Della torta rustica che andremo poi a coprire con l'altro foglio di pasta sfoglia. Allora, andiamo a procedere. Come prima cosa andremo a condire la ricotta, perché comunque ha bisogno di insaporirsi un pochino. Quindi, cosa farò? È una ricetta lunga questa? In realtà, se ti sbrighi non viene interrotto, no! Però diciamo che ci vogliono un'oretta e mezza per farla. Ed è una ricetta comunque a basso costo, mi sembra. Ma sì, perché comunque tre zucchine, ricotta, si può trovare anche in offerta, quindi lastica. Questa è ricotta di cosa? Scusami che... Pecora. Pecora. Potete usare anche la mucca o anche la capra. La capra non l'ho trovata perché volevo prenderla, vi posso assicurare che ci sta benissimo. Dicevamo, allora, sale. Una bella presa. Qua mettiamo, non inquadra la marca per cortesia, circa 100 grammi di parmigiano. Dico circa perché era una busta aperta e questa è da 100. Quindi, sempre plastica. L'ovetto. Allora, mettiamo la moringa. Una spolverata di moringa. Una spolverata di baobab. Circa mezzo cucchiaino da caffè. E ovviamente il pepe. Un uovo. Sano, quindi l'uovo. Sì, senza buccia. Senza goccia, più o meno senza buccia. Mazza. Simpatica come... Non so che cosa. Ah, non lo so. Quando l'hai deciso... Queste cose non si sanno. Quando l'hai deciso, poi ce lo dici. Sì. Se volete potete mettere anche un pochino di noce moscata, ci sta bene. Ma io non voglio metterla per il semplice motivo che andrò a coprire, se no poi il sapore delle zucchine, che è già molto delicato, dato che la noce moscata è bella persistente. Poi copre il sapore del baobab. Non si sente il baobab, già l'ho detto. Oh, Dio mio! Allora, a questo punto vado a fare a dadini le zucchine. Sono belle, ovviamente lavate molto bene, tolgo la parte superiore, ma solo una parte, e anche la parte inferiore, proprio per non sprecare nulla. Cerco di fare poco rumore, ma sapete, devi la lama... Devi comprare coltelli di plastica. Sì, e certo, poi tagliano cosa? Già ho comprato quello di ceramica per evitare quello di metallo. Su, dai, mo non esageriamo. Tutte quante le dobbiamo fare a dadini? Le dobbiamo fare a dadini, sì. Quindi ci rivediamo a dadini fatti. A dadini di questa dimensione qua. A tra poco. Allora, devo gridare perché c'è lo strigolio del guanciale e delle zucchine. Guardate le zucchine e guardate il guanciale. Che stanno? È uno spettacolo. Ah, ok. Che ne so, pensavo di vestirvi qualcosa. Stanno in pentola. Stanno in pentola. Padella. Allora, adesso li facciamo rotolare per bene. Dopodiché, ovviamente ho messo due giri d'olio, così, due giri d'olio proprio, qui nel guanciale nulla, perché si cuoce da solo con il proprio grasso, se no non mi diventa croccante ma lesso. Ecco qua, quindi continuiamo a far imbiondire le zucchine e incroccantare il guanciale, quindi ci vediamo dopo a verdura e guanciale cotti. A questo punto, che sono, come vedete, belle dorate, mettiamo un paio di pizzichi di sale. Non l'ho messo prima perché il sale fa fuoriuscire l'acqua di vegetazione, quindi che succede? Che invece di diventare belle crocchette
o croccanti, se dir si voglia, si ammorbidiscono e poi non sono più buone, non si sentono più così, non si sentono più nell'impasto. Le lasciamo ancora qualche minuto. Il guanciale invece è pronto, ovviamente lo andrò a scolare da tutto quell'olio. E qua ci sarà qualcuno che stasera mi dirà: ma sei pazzina? Ma sì, io lo tolgo. Non sono io. No, è mio figlio. Io sono vegetariano. Ma quindi... sì, assolutamente. Ci vediamo a tavola. Sul tavolo. Allora, adesso ho messo le zucchine dentro alla ricotta e le sto ovviamente mescolando. Per chi volesse, qui ci possiamo procurare anche un bel pezzo di pane. No, e cominciare a fare scarpette. Ma no, non si fa. Invece? No. Adesso vado a aprire la sfoglia. Ho già bagnato, come vedete. Vedete che è tutta stropicciata? Ho bagnato un pezzo di carta da forno. Potevo mettere questo, volendo. Però preferisco perché in questo modo mi aderisce di più alla teglia. Ora vado a mettere la sfoglia. Eccola qui. Punto. Intanto ho acceso il forno, mi raccomando, è importante che sia caldo. A questo punto vado a mettere il ripieno. Volendo potete farla anche a quiche, cioè senza la parte sopra, Va benissimo lo stesso. Magari poi il guanciale croccante lo mettete dopo la cottura, perché sennò poi con la cottura vi si brucia troppo. Invece coprendolo no? Così? Coprendolo no, rimane più umidino, diciamo, ecco. Ok, pareggiamo bene in questo modo. Adesso andiamo a scolare il guanciale. Ve lo faccio vedere in diretta perché... Madonna, come, guardate come crocca! Eh sì. Cerchiamo di metterlo uniformemente, cioè di farlo arrivare un po' dappertutto. Voilà. Io gli dico sempre di non mettere... Allora? Che dobbiamo fare qui? Era caduto. Vabbè, e ora andrò a mettere le sottilette. Che buono che è. Sì, ho trovato un buon guanciale, devo dire. Tagliate in questo modo a striscioline. A mo' di sole o di orologio. Come volete. Ripeto, potete mettere anche un altro formaggio, Potete mettere l'asiago, potete mettere, se vi piace molto forte, maltaleggio. Non so se anche voi avete difficoltà con le sottilette. Ad aprire le sottilette, ma io tantissime, col fatto che... Sei mancina. A parte quello, ma... No, a parte quello, no, il discorso è che ho poche unghie, che se ne dica, ho le unghie abbastanza corte, quindi insomma. Ne è avanzata una? No, non è avanzata una, no. La metto al centro. Adesso fa un cerchio perfetto. No. Andrea, vedi che mi fai sbagliare? Mi fai ridere e poi mi fai sbagliare. Che cos'è questa cosa? Ce la posso fare. Non ce la posso fare. Adesso ha fatto quei giochi. Quanti triangoli vedete?
L'ho tagliata perché così almeno il Certo. vapore, dopo quando andrò a fare il Il camino, caminetto. mannaggia, ma tutto ti devo Tutto. spiegare, eh. Ormai avresti dovuto Ho già imparare. imparato. Bravo. Ma ho sempre sete di sapere. Oh signore, oh, stasera è così, eh. Ecco qua, mettiamo l'altra sfoglia Voilà. sopra. In questo modo, cercando di farla combaciare con quella inferiore. Quanti minuti la teniamo? La mettiamo a 190 gradi, forno statico, per un 25 minuti, dopodiché 10 minuti, sempre 190 gradi in forno ventilato. E allora, fatto il caminetto, ci possiamo vedere. Ah, vediamo il caminetto prima. Camino. Psycho. Un'opera d'arte. Ne posso fare uno pure io? No, mannaggia la miseria. Ecco qua, Bravissima. in forno, come vi ho detto, se volete potete anche con un tuorlo d'uovo spennellare la sommità, vi viene più dorata, però io voglio vedere la sfoglia grezza e la voglio proprio toccare con mano, quindi voglio vederla così com'è. Vabbè, ci vediamo dopo. Eccoci qua. La nostra torta rustica, ma rustica rustica, è pronta con sfoglia integrale, guanciale croccante, zucchine, ricotta, chi più ne ha più ne metta. È morta, così riparima. Ok, e l'assaggio ovviamente non possiamo ancora farlo, per quale motivo? Perché è E ancora perché è cattiva? incandescente. È cattiva? Allora non la Tu sei mangi. cattiva. Ok, e niente. Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima! Ciao a tutti. Ciao!